Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbassano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, questa sera parliamo con Girolamo Pipitone, che voi conoscete, è stato tante volte consigliere comunale, assessore, anche non solo in provincia ma anche nel comune di Mazara del Vallo, è stato vicino al sindaco Nicola Cristaldi, poi ha preso un altro percorso e adesso si vocifera addirittura che lui possa diventare un ipotetico candidato. Come sapete lui aveva l'intenzione di fare un circolo culturale che si chiamava La Voce, e forse questo circolo culturale diventerà invece un movimento politico, con la presenza di una lista civica. Nel frattempo sapete anche che lui ha fatto una serie di denunce per atti che ha ritenuto non leciti all'interno delle amministrazioni, che dobbiamo ancora capire come andranno a finire. In Italia molte volte le denunce arrivano, ma arrivano tardissimo, altre volte diventano un buco nell'acqua, perché poi scoprire realmente come sono andati i fatti è complicato, ed è per questo che i cittadini sono convinti che in Italia tutti delinquono ma nessuno paghi per questi atti. Allora, Nicola Pipitone, Girolamo Pipitone, molto piacere di rivedervi, e cominciamo subito con una cosa invece che è fondamentale per i cittadini, perché è chiaro che qui dobbiamo parlare soprattutto dei cittadini. I comuni stanno facendo pagare la TARES, che sarebbe appunto quella tassa che ogni tanto gli cambiano i nomi e hanno sempre dei nomi più antipatici, che è il pagamento per i rifiuti. E la TARES si paga in base ai metri quadrati e ai componenti, è una tassa nazionale che però non tiene conto del fatto che esistono delle località diverse, quindi delle tipicità diverse nei modi di gestirsi la propria vita. E quindi non tiene conto del fatto che, per esempio, un territorio come quello trapanese, che comprende non solo Mazara del Vallo ma tutta la provincia, ha spesso la seconda casa, proprio perché si vive in una zona di mare e magari succede che l'altra casa sia al mare, o perché nei periodi d'oro, quando si pensava che la casa fosse un bene significativo da poter mantenere, uno ha fatto la seconda casa pensando di darla con il tempo ai propri figli, nel frattempo se la godi appunto personalmente. Quindi si finisce per pagare due volte l'imposta, perché la si paga nella casa dove si è principalmente e nella casa dove ci si va ogni tanto. Ora uno dice: ma se io sto 6 mesi in un posto e 6 mesi in un altro, se ne pago una, ovvero la prima casa, ovvero laddove ho la residenza, mi è più che sufficiente, perché non è che posso stare in due case contestualmente o contemporaneamente, il che significa che 6 mesi la pago perché sto in una casa, 6 mesi la pago in un'altra, è il concetto uguale. Di contro c'è pure un altro problema, e così mettiamo la carne a bracere subito, no? E l'altro problema è quella che dice: ma questa tassa non è soltanto in base ai metri quadrati e in base ai componenti, ma è anche in base al tipo di servizio. Quindi se tua amministrazione non sei oculata e mi dai un servizio che già alla base ha un onere abbondante, è chiaro che mi metti in ulteriore difficoltà, e quindi noi ci troviamo a pagare cartelle di 800 euro, che non sono cartelle da poco, 800 euro per ogni famiglia, tanto più insomma se uno poi c'ha pure la doppia casa, come abbiamo detto. Allora, come vede da questo punto di vista politico Girolamo Pipitone
la questione e come ritiene che si possa apportare una modifica, tenendo conto, come abbiamo detto, che non è una tassa comunale e che sarebbe giusto, e da questo punto di vista allora ci hanno ragione tutti quelli che amano diciamo, i governi comunali, quindi ritornare ai comuni come a un tempo, perché a quel punto se la tassa è comunale uno può intervenire direttamente con gli amministratori perché ce l'hai a due passi e quindi puoi dire ma scusate, rivediamo questa cosa. Quando è nazionale, con chi parli, chi è il tuo referente in fondo? Ed è anche per questo che il cittadino... Per il futuro questo. Sì, sì, per il futuro. È anche per questo che il cittadino si sente lontano dalla politica, perché se tu non puoi andare lì dove si decidono le questioni e non puoi dire scusate, ma vi rendete conto che così ce lo dovrebbero fare i parlamentari eletti di quel territorio? Sì, ma molto spesso non lo fanno perché il parlamentare per giunta non è che ha poi tanta voce in capitolo, alla fine diventa un po' come nel consiglio comunale, che i consiglieri hanno poco voce in capitolo, anche il parlamentare nel suo insieme sono tanti e poi non c'è, perché c'è un gruppo che stabilisce delle cose e che dice vabbè, questa realtà non ci interessa. E quindi tu sei stato eletto per rappresentare chi, che cosa? Allora, fino al 2004 il cittadino nemmeno se ne accorgeva di questa tassa sui rifiuti, perché allora una quota veniva pagata direttamente dal comune ed era così, talmente bassa, non si... nemmeno esisteva la voce per la seconda casa, non c'erano tutti questi calcoli, tutte queste, questo carrozzone che è venuto fuori con il 2005, che ha comportato una lievitazione dei costi, perché tutte le, creando una struttura si creano costi aggiuntivi, mentre prima la gestione era affidata ai comuni, il comune una parte la gestiva direttamente, un'altra parte la dava in appalto, con due soldi l'operazione veniva risolta. Oggi il comune di Mazara spende tra i 7 e 8 milioni di euro, sono qualcosa come 15 miliardi delle vecchie lire. Questo costo così elevato, a mio parere, è venuto fuori per una serie di errori nella gestione che nessuno si è mai accorto, o perlomeno chi per legge doveva attenzionare la gestione, stare vicino a queste spese, non l'ha fatto. Forse non l'ha fatto volutamente, forse non aveva interesse a entrare nel merito, ma io non ho detto mai che i sindaci dovevano andare a spulciare le carte. I sindaci con le loro strutture interne, con i dipendenti dei comuni, dovevano mandare un dirigente, un funzionario, andare a vedere come andavano le cose. Poi si dovevano accorgere che quando si riunivano, quando approvavano un bilancio, Belice Ambiente aveva acquistato mezzi usati, per diversi mezzi usati che erano al limite dello sfascio, magari proveniente dall'AMIA, magari tinteggiate fresche. Questo modo di gestire la cosa, la Belice Ambiente, nel tempo ha comportato che oggi in un anno si spende da 800.000 a 1 milione di euro solo di riparazione. È una cifra, questi soldi ricadono sulla bolletta. Un'altra grossa spesa è quella delle liti, perché tutti contenziosi, il Belice Ambiente in un anno spende 300.000 euro di spese legali, e quindi ricadono sulla bolletta. La cosa più grave, perché mentre ci possono essere dei danni limitati al tempo, che c'è stato un errore, si cade in quell'anno di quel bilancio e si chiude lì. Ci sono errori che si ripercuotono nel tempo e riguarda il personale. Per quanto mi riguarda, il personale che deve raccogliere i rifiuti per strada, che ben venga, perché solo con questo personale noi andiamo a ritirare i rifiuti che ci sono nelle strade, a pulire le strade, tutto. Ma se
Belice Ambiente, che non ha più quelle competenze di una volta perché non deve mettere più le cartelle esattoriali, le bollette eccetera, e si limita a fare molto meno di quello che faceva, e si trova con personale il doppio di prima, si trova con un personale di 46 dipendenti solo dentro gli uffici, con un costo annuale di 1.770.000 euro. Ecco che la bolletta è lievitata. I cittadini debbono sapere che la bolletta viene fuori da un calcolo un po' complesso. Si parte dalla superficie dell'appartamento, si parte dal numero degli abitanti dentro la composizione familiare di quella famiglia, il numero dei componenti, però poi è riferito al costo complessivo della Belice Ambiente. Il costo complessivo della Belice Ambiente è ripartito per ogni comune in base alla popolazione, al servizio che è stato prestato, al contratto che è stato fatto, una parte fissa che è quella dei netturbini che ritirano e raccolgono la spazzatura dalle strade, e una parte che riguarda le spese degli uffici, delle manutenzioni. Ma è legale tutto questo? O è illegale? Tutto questo è legale da un punto di vista, ma è illogico. Perché? Che se è illogico non c'è dubbio. Perché? Perché se tu sei una società, io perché devo pagare i problemi tuoi della società? Io ti pago il servizio che mi arrechi, poi tutto il resto non mi interessa. Tutto questo succede perché non è stato dato in appalto il servizio. Se noi ci spostiamo su Trapani, il servizio è dato in appalto. Il comune ha solo Trapani, Marsala e lato Terra dei Fenici, non ha impiegato, qualche impiegato è in appalto, e quindi pagano in funzione al servizio reso in quella città, al costo che è stato messo in appalto, quindi con un ribasso d'asta. Noi qua ma non viene abbiamo... sempre tanto lo stesso comunque. Sì, viene tanto lo stesso perché c'è qualche cosa che non funziona, e ora ne parliamo pure di questo. Da noi non è stato dato in appalto, da noi è stato affidato, e quando la comunità europea si è accorta che la Belice Ambiente aveva ricevuto questo enorme appalto senza nessuna evidenza pubblica, ha messo la procedura contro l'Italia. Allora che cosa è stato fatto? Una modifica allo statuto per creare un controllo analogo. La legge comunitaria ha imposto il controllo analogo. Di questo controllo analogo che hanno sistemato le carte, ma nessuno ha mai fatto. Gli 11 sindaci non si sono mai occupati di come stavano le cose. Quindi di fatto è un cambiamento burocratico ma non tecnico. E la responsabilità di questo, che si è creato questo grande carrozzone pieno di debiti, è da attribuire ai sindaci. I sindaci non si sono mai accorti che una struttura che ha un bilancio di 75 milioni di euro in un anno, Belice Ambiente gestisce 75, quindi 150 miliardi, non ha un piano aziendale. È una vergogna, perché nessuno ha mai stabilito il numero necessario e indispensabile per portare avanti una parte. Mettiamo via Marsala, c'è un punto di raccolta di rifiuti speciali, quelli e la plastica, il vetro. Ma voi sapete quante persone ci sono? Ce ne sono 5, 6, 7, non lo so quante persone. Ma doveva venire fuori da un piano aziendale, da uno studio. Non così, perché quello è vicino all'altro, perché la politica vuole questo, perché la... E pagano sempre Girolamo, cerchiamo di capire. Sta dicendo che anche Marsala, che ha questo tipo di raccolta rifiuti che è diversa da quella che c'ha Mazara del Vallo, in realtà le persone che operano all'interno di questo... Sì, il conto è stato fatto. No, dico, sono persone che sono state anche assunte in virtù di... No, questo a Marsala non lo so, non nemmeno lo voglio sapere, però a Marsala è stato affidato in appalto. La base di appalto è stata preparata dalla Terra dei Fenici,
in funzione alle esigenze di Marsala. Quindi se il prezzo è alto, l'errore l'hanno fatto loro, perché se io metto all'asta un servizio e prevedo 10 mezzi, 50 operai, eccetera, il costo è X, perché è un conto economico che si fa. Sì. Se noi, su dei dati oggettivi, però la cosa che chiedo io è: perché si deve pagare per la seconda casa utilizzo per originariamente, l'età dell'anno? Originariamente la legge diceva che il pagamento doveva riguardare la produzione dei rifiuti. Esatto. La produzione, e già si parlava di pesare. Mi sembra più serio. Mettere una seconda casa con un abbattimento è un grande errore. Ma loro lo fanno per recuperare soldi, lo fanno per altri motivi, e lo fanno con un abbattimento. Questo abbattimento è stato raddoppiato dalla Belice Ambiente, ed è stato raddoppiato nel mese di settembre del 2008. Come? C'era un abbattimento e lo hanno raddoppiato, l'hanno raddoppiato. Mentre prima lo sconto era del 60%, lo hanno portato al 100%. Quindi il costo, e io in quella seduta di... Con quale motivazione? Senza motivazione, in un piano complessivo, perché loro queste cose li fanno entrare con un a Roma, quando debbono fare la vastasata, fanno un emendamento, o a Palermo, all'Assemblea regionale, ed entra. La legge riguarda una cosa e poi c'è un emendamento completamente opposto che riguarda un'altra cosa. Io allora ho votato contro e mi sono trovato tutti contro. Per quale ragione? Perché non lo hanno capito? Perché diversamente dice sempre lo stesso, perché se noi incassiamo di più dalla seconda casa, facciamo pagare di meno nella prima casa. E non è andata così, perché oggi io... E sono preoccupato principalmente per quelli che hanno le attività commerciali, quelli che hanno una pizzeria, un ristorante a Mazzara, che ce ne sono parecchi, e questi vivono principalmente del lavoro del sabato sera e non riescono con quel lavoro a poter recuperare le spese di tutta la settimana. Avranno da pagare non so quanto, sono cifre assurde. Quindi che cosa ho chiesto io? Appena ho visto... C'è una soluzione al problema. Ora ne parliamo della soluzione. Appena io ho visto arrivare le bollette, gli inviti a pagare da parte del comune, mi sono letto le carte e ho scritto una lettera al sindaco, che ce l'ho davanti. Una lettera al sindaco di contestazione del calcolo. Il sindaco le ha risposto? Non mi ha risposto. Mi ha risposto l'assessore regionale all'energia. Perché per conoscenza l'ha mandata anche ad altri. No, non per conoscenza, a tutti dirette, conoscenza niente. Per dire. L'ho mandata al prefetto, all'assessore regionale, al presidente della Corte dei Conti, al revisore dei conti del Comune Mazzara, al procuratore della Repubblica, ai consiglieri comunali e agli organi di informazione. Gli organi di informazione hanno dato poco risonanza a questo argomento e mi dispiace. Perché apro il giornale la mattina e trovo Trapani manifestazione contro la Tares, hanno danneggiato l'albero di Natale. Vabbè, ma sicuramente c'è mancanza di cultura, forse non hanno capito. Non hanno capito, non hanno saputo leggere la mia lettera. perché poteva essere benissimo Messina, inserita tra io che cosa ho detto? Nella protesta si inserisce anche una richiesta ben precisa nella quale viene articolata una serie di proposte. Ho preso dalle carte che sono riuscita ad avere gli importi delle spese che poi ricadono su tutte e ho chiesto di rivedere. La mia conclusione è parliamo di altro. Se il servizio di raccolta rifiuti fosse stato gestito con la logica del buon padre di famiglia, la tassa sui rifiuti costerebbe ai cittadini almeno la metà. Di questo io posso mettere la mano nel fuoco. Perché e allora che avremmo... Che allora avremmo allora c'è fare. Di stare... Non è possibile, bisogna stare un po' più attenti, anche per il passato, perché quello che arriverà dei debiti da pagare al comune, delle quote dei danni
che si ripercuoteranno da parte della, dalla chiusura della Bellice Ambiente, saranno cifre paurose. Oggi con le nuove leggi, è stata costituita, viene abolita la, l'ATO Bellice Ambiente, diventano SRR. Ma SRR che significa? Perché questa è una nuova cosa, che non società raccolta e rifiuti, una cosa del genere. Però da questa SRR, che servirà più che altro per una gestione delle discariche e di un servizio un po' più, più vasto rispetto al, a, al territorio comunale, la, i comuni che hanno una popolazione oltre 15.000 abitanti possono fare un piano proprio e gestirla o direttamente, come era una volta, o darla in appalto. Io mi auguro che scelgano tutti di darla in appalto. Darla in appalto. Cosa cambia? Ora, tra le due versioni di polizia, una gestione diretta, per spiegarla ai nostri cittadini, una gestione diretta si torna come era prima. Il comune di Mazara non è in grado di gestire direttamente questo, non è in grado di gestire nessun servizio, non è in grado di gestire il servizio delle buche. Quanti abitanti fa Mazara? Quasi oltre 50.000. Non è in grado di gestirsi le buche delle strade e nemmeno i marciapiedi con i mattoni staccati, non lo può fare, non è capace, non, il materiale umano, dirigente, funzionario, non sono in grado di fare. Allora l'unica via è quella di fare un conto economico e metterlo all'asta. Metterlo all'asta, da quel conto certamente ci sarà un ribasso d'aria. Cioè, a questo punto, per salvaguardare l'occupazione, risolto, lo hanno già sperimentato e previsto gli altri, in altri comuni, non sono io che faccio lo scienziato, io mi leggo giornalmente le carte. Nel bando di gara si inserisce una clausola dove l'impresa che si andrà a aggiudicare l'appalto dovrà utilizzare in turbine gli operatori ecologici della, che lavorano a Mazara, a Castellana, quelli che lavorano a Castellana, e abbiamo già risolto tutto il problema. In questa maniera si riduce il prezzo a metà. Però capricci niente, capricci nel senso di mettere personale in più a pulire con lo scopino, questi tempi sono finiti, ora ci sono le macchine. E perché dovrebbe costare, doveva costare di meno la gestione fino a quella attuale? Perché sono arrivate fiumi di denari a gratis, finanziamenti pubblici dalla comunità europea per l'acquisto dei mezzi, per la messa in sicurezza delle discariche, per la manutenzione. Sono arrivate montagne di soldi. Che fine hanno fatto? Ho visto una volta due capitoli grossi di importi finanziati per la comunicazione. Non mi hanno convinto, non mi hanno convinto neanche i progetti, perché quei progetti che poi hanno utilizzato del personale, quel personale non è stato utilizzato per quei progetti, venivano utilizzati all'interno della sede della per altre cose, ed è bastato solo questo motivo per fare scattare il cambiamento da, da un contratto a termine di lavoro di progetto a tempo indeterminato, e ora sono questi 46. Quindi da determinato a indeterminato. E ora sono questi 46. Che ci sono, che ci sono da pagare. Da pagare fino a quando durerà questo, e fino a quando il cittadino andrà a pagare. Anzi, meno male che siamo, penso che siamo addirittura d'arrivo. La regione ha fatto una proroga, ora lascia proroga il 30 marzo, 30 aprile, 30 aprile se non ricordo male. Siamo arrivati che ci sono ora due commissari. Paghiamo. E così paghiamo di più. Paghiamo due commissari.
una signora dirigente dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti. Ma se è dirigente dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti ha già uno stipendio. Perché un secondo stipendio? No, sempre si paga tutto, paghiamo. Ma non è giusto. Però io non penso che questa signora che proviene dall'Agenzia Regionale Rifiuti è un scienziato della gestione dei rifiuti. Non ho ancora approfondito le carte, però già ci ho scritto una lettera di qualche giorno fa. Viaggia con il piede sbagliato. Ha rimesso in moto o ripristinato le persone che vengono prese come commissario, da che presidente della regione? No, si lo decide, ma su quali basi? Con quali... I commissari, intanto le leggi stabiliscono che debbono avere dei requisiti particolari, dei manager, delle professionalità, eccetera. Qua li hanno presi all'interno della struttura che dovrebbe essere questa Agenzia Regionale Rifiuti, che nel tempo non ha dato quei risultati dovuti, perché se oggi le auto in Sicilia hanno oltre un miliardo di debiti... Vabbè, secondo lei qual è la soluzione? La soluzione secondo me è quella di andare subito a affidare in appalto all'esterno la raccolta dei rifiuti. A chi spetta questo compito? Il comune. Il sindaco Cristaldi, da questo punto di vista, può fare quello che non ha fatto. Lui, tanto intelligente, tanto capace, come mai che non ha subito detto che possiamo andare avanti così? Perché questa questa è una legge nuova, questa delle ARO, oltre la SRR, poi è stata già costituita la SRR, le ARO, e mi risulta che Castelvetrano ha già fatto un ARO e già ha pubblicato un bando per l'affidamento all'esterno. E perché invece Castelvetrano fa parte della stessa? Ho capito, e perché Mazzara del Vallo non l'ha fatta avendo un sindaco? Questo glielo chiederò io per iscritto al sindaco Cristaldi, glielo chiedo ora io. Perché Cristaldi, secondo me, questo problema che lei sta dicendo lo dovrà aver subito e avrebbe dovuto già avere la risposta pronta, carta scritta. Debbono predisporre un piano economico. Avrebbe dovuto averlo questo piano, se se il nostro personale del comune non è nelle condizioni. L'Agenzia Regionale dei Rifiuti può dare una mano, la regione può dare una mano a predisporre questo piano, però bisogna uscire da questo impasse. Vabbè, allora cambiamo argomento. Sui rifiuti ci siamo, ne abbiamo già parlato. No, ci siamo, diciamo, in qualche modo confrontati. Abbiamo capito che è una gestione fallimentare, che il cittadino ci rimette, che si paga troppo e si paga male, nel senso che si paga anche per cose che non dovrebbero spettare al cittadino, perché la legge di base dice altre cose. Chi sbaglia paga, ma chi ha sbagliato non ha mai pagato. E qua pagano sempre quelli che non sbagliano, purtroppo. E allora parliamo un attimo della voce. La voce. Di per sé, come inizio, diciamo, di associazione culturale, era bella come idea, perché la voce è qualcosa che dà voce a delle istanze che magari voce non hanno. E però lei subito l'ha fatto diventare un movimento politico? No. La voce nasce perché ho notato che i cittadini ogni giorno si allontanano sempre di più dalla politica. Ha ragione. Dopo quello che abbiamo appena detto. Ha ragione, si allontanano. Si allontanano perché leggono tutti i giorni gli scandali nelle varie regioni, tutto quello che succede nei vari comuni, eccetera. Io ricordo che l'aula consiliare al comune di Mazzara si riempiva ogni volta che c'era il consiglio comunale, la gente stava alle piedi. Quanti secoli fa? Parlo degli anni 70-80, c'erano consiglieri di prestigio che intervenivano con i piedi a terra, che nel consiglio si lavorava, altri tempi. Altri uomini. Ora il consiglio, l'aula consiliare è vuota, i cittadini non partecipano,
se non c'è una televisione che riprende, nessuno sa niente. Sa niente e signora tutto. Allora nasce questa associazione, siamo in fase di definizione, che non è un'associazione, è un'associazione socioculturale che deve avvicinare i cittadini alle istituzioni e deve difendere i cittadini. Ma non dovrebbe avvicinare le istituzioni ai cittadini? Ma noi non siamo in condizione, noi siamo in condizione di fare avvicinare i cittadini alle istituzioni. Se trovano la porta, se trovano la porta chiusa, si rivolgono all'associazione e l'associazione apre la porta. Perché il comune non è del sindaco, è del cittadino. Come i soldi che amministrano sono i soldi dei cittadini. Sì, ma questo se lo diciamo qualcuno, da sempre, se però poi di fatto il sindaco, se tu hai un appuntamento, devi telefonare a qualcuno di loro che prima che ti dà l'appuntamento passano secoli. Capita che il giorno che ci devi andare tu il sindaco non c'è perché già ha preso un altro appuntamento da un'altra parte, come se tu non contassi perché quello là è istituzionale e quindi diventa più importante. E quindi si corre all'incontro col sindaco, deve essere una cosa eccezionale, non deve essere una cosa naturale. Ci sono i dirigenti, i funzionari, le giornate di ricevimento, eccetera. Però oggi ci sono delle leggi che mettono il cittadino a contatto con la cosa pubblica. Però dobbiamo verificare se queste leggi vengono applicate. Io ritengo che ancora queste leggi qua da noi sono un tabù. Da due giorni, da una settimana, da 15 giorni cerco di collegarmi con il sito istituzionale del comune e non ci riesco. Quindi oscurato, mi metto in collegamento con il sito della Belice Ambiente, lo apro ed è aggiornato al 3 dicembre. Siamo al 28 di gennaio. 29. Ed è fatto con i piedi. L'elenco delle delibere pubblicate, c'è solo l'oggetto della delibera. Se vuoi aprire per vedere il corpo della delibera, non esiste, non ti è consentito. Né il costo. Niente. I criteri, niente. Ma la legge non è così. Una legge recentissima, la 190 del 2012, quella sulla trasparenza, amministrativa, impone di pubblicare pure qual è l'indennità dell'amministratore. Lo Stato e nei comuni debbono pubblicare le dichiarazioni del reddito di tutti i politici, di tutti gli assessori, consiglieri della situazione patrimoniale, debbono pubblicare gli atti integrali, debbono pubblicare i bilanci. Non funziona. Il cittadino non può, anche singolarmente, non può metterli in mora da sé che loro paghino, per esempio, una penale personale. Il cittadino si stanca, gira e non fa più niente. Se il cittadino poi si rivolge a una struttura come la nostra, e quindi noi siamo abituati a scrivere siamo noi che mettiamo in mora l'amministrazione a pubblicare quello che il cittadino ci chiede. E questo potrebbe essere già una forma di partecipazione. Con questa associazione noi abbiamo titoli per essere invitati pure nella stesura del bilancio. Noi abbiamo titoli per partecipare a tutte le varie manifestazioni, eccetera, e dire la nostra, perché diventa un intervento di carattere generale, non personale. Ma oltre a questa legge, la 190 del 2012, c'è l'altra legge che è ancora più importante, che è quella l'anticorruzione. Sembra che fosse del 14 gennaio 2000, la 190, c'è la 33 del 2013, che è la legge che impone di rivedere tutto l'assetto per quanto riguarda la corruzione dei dipendenti, dei funzionari, eccetera. Questa legge,
la 33 dell'anticorruzione impone, cosa che mi risulta che il sindaco di Mazara ha già fatto, di nominare un responsabile nella persona del segretario generale. Però subito dopo dovevano prepararsi degli atti che riguardano il piano triennale anticorruzione, che mi pare che non è stato fatto, o se è stato fatto è sulla carta. Perché che cosa lo spirito di questa legge? Lo spirito di questa legge è quella di evitare che il dipendente comunale diventa il padrone di quel posto, perché sta seduto in quella scrivania a rilasciare concessioni edilizie per 20 anni ed è lui che può fare il bello e il cattivo tempo, come è successo. E gli arresti oppure, ci sono stati. Oppure i tecnici, e il tecnico che si occupa della rete fognaria, che si occupa della rete idrica, che stanno sempre. Allora, siccome la legge, la legge stabilisce di individuare i posti a rischio e dai posti a rischio procedere a una rotazione. Tutto questo al Comune Mazara non è stato ancora fatto. Non solo al Comune di Mazara. Noi ce ne occuperemo a tempo pieno con le segnalazioni all'autorità nazionale. Cittadino non lo può fare, noi saremo nelle condizioni di farlo, nell'interesse della collettività, perché tutto questo comporta maggiore dignità al cittadino che si presenta in un ufficio e deve essere ricevuto quel giorno a quell'ora. Allora io mi domando e chiedo, questa associazione culturale rimarrà nel tempo o è finalizzata a un'eventuale candidatura sua o di un componente dell'associazione? L'associazione culturale nasce per durare nel tempo e nasce già con i crismi, con un codice fiscale, con una registrazione all'ufficio delle... nasce con tutte le procedure che la legge dice. Con i registri necessari che ci vorranno, con una sede propria, nasce per queste cose, per le finalità che abbiamo detto, e nasce per aiutare a risolvere determinati problemi, come quello della Tares. Quindi il cittadino che fa? Si iscrive come socio, per esempio dando 20 euro l'anno? Noi faremo, siccome l'associazione si può associare pure ad altre associazioni per quanto riguarda l'associazione dei consumatori, quindi noi attraverso anche la collaborazione di altri che lavorano bene l'associazione consumatori, sì, che noi già abbiamo i contatti e quindi mettiamo a disposizione tu che hai questo problema, quindi che riguarda l'ufficio, un sindacato. No, io sono contro il sindacato. No, però il sindacato è un'altra cosa. No, però nasce un po' come un sindacato del cittadino che cerca di avere risposte. Mi pare che non tutti i sindacati operano in questi termini. Dire e fare c'è di mezzo il mare. Però il sindacato nasce con questa finalità. Ci sono sindacati che si occupano principalmente di gestire pacchetti di voti. Ho capito, ma dico, noi non dobbiamo vedere quello che stanno facendo, ma quello che è lo spirito. Lo spirito del sindacato. Noi siamo 4 persone che ci riuniamo e portiamo avanti i problemi della città. A presiedere questa associazione sono stato chiamato io. Presidente onorario, l'onorevole Aristide Cunnella, che è già stato presente più volte a limare. Ma non sapevo che fosse mazzarese di origine. Mazzarese. Quindi per questo c'è questa conoscenza. Io lo conosco da una vita. Sono nato repubblicano, già ho fatto campagna nel 68 con Aristide Cunnella. L'ingegnere Salvo vicepresidente. Vito Sciacca segretario economo, poi ci sono universitari, ci sono laureati che si occuperanno della cultura, faremo dei gruppi, ci sono quelli che si occuperanno di organizzare anche manifestazioni, le sagre. Io ricordo che quando me ne occupavo io con i miei amici del Festino San Vito, avevo un'altra risonanza.
è andata un po'. L'ultimo festino l'ho fatto io nel 2002. Certo che oggi chiamarlo festino, però con tutto quello che è successo in Italia, con i festini, mi sa che dovete cambiargli i nomi. Il festino del patrono della città si può, noi lo facevamo da volontari, rimettendoci anche. Ci sono quelli che organizzano e non ci hanno mai rimesso. Oddio, ci hanno guadagnato un sacco di cose, sì. Da tutti i punti di vista. Io posso dire quando si è sciolto il vecchio festino, avevamo una scopertura in banca di 77 milioni, allora Cassa del Risparmio, il comitato direttivo, Mario Caiazzo, Nino Corleo, io, Attilio Sardo, abbiamo pagato perché avevamo firmato la scopertura, è venuto meno un finanziamento e abbiamo pagato. Da allora sì. È ovvio, la legge chiede questo. Sì, però gli altri non l'hanno mai fatto. E chi di un componente di un festino va a impegnarsi personalmente? E lo so, infatti. Senta, le volevo dire, ma cosa ne pensa di questa ultima storia, tra le tante storie, di questo presidente della provincia abruzzese che va a letto in una camera d'albergo con una signora, la quale poi dopo due mesi riceve un incarico alla regione, poi lui si giustifica dicendo, il contratto. Poi no, lui giustifica dicendo che questo incarico non è stato valutato da lui ma da una commissione che lei già aveva mandato tutto. Però voglio dire, io non ho parole, sono allora sconcertata. La politica è finita quando è finita la prima Repubblica. Tutto quello, io sono stato, e lo dico sempre ad alta voce, nella prima Repubblica ci saranno state nei vari partiti 2, 3, 4 che si occupavano di raccogliere dei soldi, certamente non a titolo personale ma per le spese di partito, per le spese di campagna elettorale. Allora c'era, non c'era il listone, c'era la preferenza, le spese di tutta la macchina organizzativa. Oggi non sono più 2 o 3 che si occupano di mettere in tasca il denaro pubblico, la stragrande maggioranza. Questo l'ho capito, ma qua addirittura siamo a scambi sessuali, prestazioni sessuali. Perché? E poi dicevamo che era Berlusconi. Ma quale bello. Berlusconi quello, forse è il più sincero di tutti, perché l'ha detto in maniera plateale, convinto che fosse una cosa allegra e simpatica pure, convinto lui, non noi. Ma dico, vedo che gli altri, insomma, non so da meno. Si è parlato pure di quelli che si portano gli uomini a letto. Sì, vabbè, uomini, donne, sempre letto. In politica, in questa ultima, questi ultimi anni della politica, c'è stato di tutto. Io credo che ci fosse anche prima, non è che voglio dire che prima non c'è stato, perché ricordo alcuni componenti quando abitava a Roma, super chiacchierati, senza fare i nomi. Senza voler andare con parliamo del Partito Socialista, insomma, il sindaco di Marsala, il sindaco di Marsala si è comprata la borsa, il giornale riporta, era invitato a un matrimonio e ha aperto il cassetto. Questa è la regione, avevano un cassetto, aprivano e potevano fare tutto quello che volevano. E poi io mi trovo che l'addizionale IRPEF regionale è raddoppiato, che l'addizionale IRPEF comunale è raddoppiato. Ma sì, quanto dovrà durare questo raddoppio? Stiamo parlando in questo momento però di moralità. Voglio dire, qui è finita la moralità. È finita la moralità. Ed è finito il senso dei rapporti. Perché abbiamo fatto un po' di mescolanze. Voglio dire, l'amore. Dove è andata a finire? Qua è tutta una questione di compravendita, pure dell'amore, pure del nostro corpo. Questo è quello che è venuto fuori, ma sa quante case di questo genere. Ma non discuto, però mi spaventa, mi preoccupa in maniera devastante, perché, cioè, voglio dire, poi noi ci lamentiamo se a Roma ci sono le baby prostitute, ma che esempi gli stiamo dando? Io sono invece preoccupato da questa. Da questa presenza di tasse ovunque, dell'aumento costante delle tasse, che il cittadino non ha più i soldi per fare la spesa, che i parlamentari continuano a fare tutto quello che ci passa per la testa,
pare, ho sentito ora... Ma gli italiani la faranno la rivoluzione secondo lei? Se gli studenti si mettono, solo gli studenti, se gli studenti si mettono in te, faremo la fine dell'Egitto. Se gli studenti si mettono in te, non sarò più io che ho 70 anni, però io mi metterò con loro a sostenere la causa, perché non è più la mia causa, è la causa loro. La situazione è grave e loro non se ne sono accorti. No, che aumentare... non se ne siano accorti mi sembra assurdo. Secondo me l'hanno compreso, ciononostante sono disinteressati a risolvere il problema. Sì, però si continua a parlare nel vuoto. Renzi ora ha fatto la proposta di abolire il Senato. Non l'ha fatta Renzi, già c'era la proposta di abolire il Senato. Sì, però ora Renzi la sta caldeggiando. Perché? Ed è difficile ridurre il numero parlamentare, ridurre, tagliare spese. Bisogna prima di aumentare le tasse. Ma no, aspetta, però la questione del Senato non nasce perché tagliando dei deputati spenderemo di meno, nasce soprattutto perché il fatto di avere due camere ci ha portato a una disfunzione di fatto. Anche come tempi, però... grandissima, perché voi sapete che la legge produce una camera, passa in quell'altra la rivede, poi ripassa in quell'altra la approva... Il costo della politica è eccessiva, ma è eccessiva pure un comune come Mazzara il costo della politica. Abbiamo consiglieri che si riuniscono... Ma io dico, il consigliere comunale non può essere una persona che lo fa in maniera gratuita, gli si paga la benzina per esempio tutte le volte che presenza un consiglio o deve fare un'uscita, non so di che cosa, giustificandola, perché voglio dire, non è un lavoro, consigliere non ha, è un impegno sociale. Consigliere non ha da fare nessuna uscita. No, stiamo dicendo, qualora fosse, dovesse verificarsi, gli si può dare questo contributo, però per il resto dovrebbe essere un impegno sociale che ogni cittadino a ruota pensa di dover fare. Mi pare che oggi parlava, scelga di dover fare. Un emittente locale parlava 700.000 euro all'anno il consiglio costa. Ogni giorno sono riuniti, ma non so per fare che cosa. Perché così prendono il gettone di presenza. E la riunione dovrebbe produrre un parere su un atto. Io sono stato consigliere, mi riunivo perché c'era una delibera che doveva andare in consiglio e quindi era un parere su una delibera. Loro si riuniscono per fare per dare per essere propositivi, ma che cosa hanno prodotto? Finora che cosa hanno fatto? Io a questi consiglieri che ora sono usciti dico: ma tu ti vuoi presentare, ti devi ripresentare, ma vuoi dire che cosa hai fatto in questi 5 anni? Perché i cittadini ti debbono votare? Non l'ho capito. E questo dovrebbero farlo tutti, dal sindaco fino all'ultimo consigliere. Il sindaco si deve presentare con una scheda di fine mandato. E il sindaco di Mazzara con quale scheda si presenta? Gliela chiederà la mia associazione. E lei cosa pensa di chiedergli? Di presentare alla cittadinanza, perché la legge che già stabilisce che lui... Ma lei si candiderà a sindaco o no? Lei io, non l'amo pipitone. Io ancora ricevo pressione tutti i giorni, gente che mi incontra, vede, tu che hai tanti anni di esperienza, che sai come... E io glielo farei fare al sindaco, così voglio vedere se lei poi attua... Le proteste le fa diventare proposte. No, io so scrivere un atto deliberativo, non è una cosa facile. Non ho dubbi. Conosco, io sto ogni giorno a leggere e tenermi cose. Io domandavo ai tecnici dipendenti, ma tu questa lei non sanno, non leggono. Ma allora chi non sa, perché io ma se occupano non capisco questo. Perché chi non sa vuole occupare un posto che non gli appartiene. Sì, e allora in questo caso non si è più, qua noi parliamo di sono elezioni amministrative. Ma amministrano se andiamo, cosa? Se andiamo a Palermo, a Roma, sono elezioni politiche. Là ci vuole la politica, qua ci vuole l'amministrazione. Bisogna distinguere la politica dall'amministrazione. Noi dobbiamo premiare, valutare le capacità
di amministrare, perché amministrando bene ricadono benefici nei confronti dei cittadini e ai cittadini arriva un costo inferiore. A Mazara come in altre parti, l'addizionale IRPEF nell'ultimo anno è raddoppiato, è uno dei pochi comuni, mi pare che in provincia di Trapani solo due comuni, Mazara ed Alcamo, è aumentata l'IMU, si paga una cosetta per l'IMU di prima casa. Tutto questo si poteva evitare tagliando alcune spese inutili. Va bene, allora, come avete visto, i problemi ce ne sono tanti. Voi cittadini siete chiamati a rinnovare il consiglio comunale e il sindaco di questa città. Mi auguro che non vi lasciate prendere da, come la signora che ho sentito nell'intervista, vi dicono vi devo votare e io voto, ma che abbiate la consapevolezza, la coscienza di votare pensando che quel sindaco, quegli amministratori amministreranno anche i vostri soldi, le vostre tasche, come si usa dire, e quindi se non lo sapranno fare aumenteranno i tributi. Quindi onestà e competenza. Grazie a tutti per l'ascolto e a Girolamo Epidone per essere stato con noi. Grazie a voi. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?